Allora, Ready Player Me slash VR Chat, ci facciamo una piccola avatar nuovo. Mi fa vedere quale avatar ho già creato. Ne ho creato uno ieri molto in fretta e furia mentre ero collegato. Adesso ne creo un altro, masculine. Prendo un file e prendo questo, che è questa un'immagine che ho trovato di un volto, giusto per dargli un qualche cosa di un po' originale. Poi vedete che lui mi ha creato appunto questi qui con una leggera barbetta, ma io posso andare ancora a mettere ad esempio degli occhialini. Per esempio una cosa del genere, poi posso andare a metterci un filo di barba, ok? Quindi ottenere una cosa di questo tipo e in più posso anche modificare l'aspetto, tipo questo qui per dire un medico, potrei mettere anche una persona insomma elegante, secondo giacca e cravatta, ma prendiamo una cosa di questo tipo. Facciamo done, ok, quindi qui gli mettiamo la mail se vogliamo iscriversi, in realtà non è obbligatoria, facciamo questo e poi vedete che abbiamo finalmente import to VR chat. Facendo in questo modo lui fa la registrazione in VR chat, chiede questo permesso, gli diamo yes. E lui ci impiega il tempo che è necessario. Quando avrà finito, voi vi troverete nell'elenco degli avatar che vi presenta anche i nuovi, quelli che avete fatto praticamente con questo strumento. E quindi potrete selezionare l'avatar che vi propone anche dentro il mondo e cambiarvelo. E quindi siete pronti, tutto a posto.